Allora ragazzi, breve annuncio pubblicitario prima di iniziare il video della carriera allenatore col Cagliari. Mi troverete quasi ogni giorno, dal lunedì fino anche alla domenica, in live alle 21:30 su Fortnite. Non vedrete dei video di alta qualità, dei gameplay di alta qualità, ma almeno vi divertirete. Questa è una cosa proprio scritta e prescritta, quindi vi aspetto. Ovviamente non streamo tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, due no. Comunque, streamo quasi sempre. Vi aspetto sul canale, non mancate perché se vi volete divertire, vi divertirete. Ok, ho fatto la pubblicità. Salve a tutti ragazzi e che ci guardate questo nuovissimo video. Siamo tornati con la carriera allenatore insieme a Don Matteo. Vi chiedo subito di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Allora, giocheremo con questa formazione perché tanto poi abbiamo anche il ritorno e sti gran cazzi. Meglio questi lasciarci, anzi no. Facciamo giocare i titolari. Lo sapete, io cambio idea ogni 2x3. Meglio lasciare i titolari e poi al massimo facciamo i cambi. Spero che di fare bene, spero di fare bene, perché sono in quarti di finale, quindi non è che sia. Poi siamo in casa, partita molto importante. Speriamo di vincerla, ecco, questa è la cosa più importante. Voi mi mettete grigi. Siamo pronti. Prima partita di oggi. L'altra volta mi sono anche dimenticato di farvi vedere, ovviamente prima che finisse il video, la classifica dei capocannoniere di giornata. Oggi ve la faccio vedere subito, cioè non me la dimenticherò perché ero di fretta l'altra volta, però errore mio. Oggi è la partita anche dell'ex, perché Pogba, ragazzuoli, è la prima volta che sfida la sua ex squadra. Dopo un bel po' che non la rivedeva, mamma mia, subito infatti Pogba, ma c'è De Gea che fa vedere che è un bel portierino. Vediamo sempre Pogba di testa e ancora De Gea. Oh, ma non è che c'è il gol dell'ex qua? Eh? Non è che c'è il gol dell'ex? No. Super Cranio che per il momento salva il risultato sullo 0-0 perché una partita molto fondamentale questa. Si è un attimo accesa la partita, si era spenta, ora si è riaccesa. E vi voglio ricordare che il Manchester l'anno scorso nei gironi di qualificazione mi ha prima permesso di batterli, poi mi ha rotto il culo e infine in finale di Champions li abbiamo rincontrati e mi hanno battuto immeritatamente, ma sono riusciti a battermi, quindi bisogna stare molto 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 attenti. Ezechiel, vabbè, De Gea continua per i pochi tiri che gli stanno arrivando in questa frangente a parare continuamente, cioè fa il suo dovere. Traversa miracolosa. Ancora De Gea, ancora David De Gea. Ancora, ancora David. Su un tiro quasi impossibile qui di Dian, lui ovviamente si toglie il miracolo del giorno. Ancora l'ennesima traversa presa dal Manchester che sappiamo che ha dei buonissimi tiratori. Bisogna stare ancora attenti. Non ci credo che cosa mi ha parato! Non ci credo che cosa mi ha parato qui! Gea, pure Lillo Driven! David Musa! Ancora De Gea, non ci credo! Veramente, raga, veramente, boh. Paratoni assurdi! 0-0, pareggio che è veramente alla nostra portata perché comunque giocando in casa non dovevamo subire gol. Adesso andando in casa loro subiremo un po' di più, però l'importante è anche fare solo un gol. 6 tiri in porta, 6 paratone assurde di De Gea che raga, ci ha messo in crisi. Bravo, seconda partita in trasferta, siamo a Verona, dovremmo far giocare praticamente tipo boh, il 90% della squadra panchina. Cioè questa, raga. La seconda squadra che conoscete già bene, anzi benissimo, perché è l'unica che al momento ci può garantire solidità, perché poi dobbiamo sfidare nuovamente il Manchester ed è una partita molto importante. Speriamo che vada bene. Da questi momenti difficili, da queste partite che sembrano stupide, ma sono forse anche le più importanti. Si vincono i campionati e si fa vedere che squadra si è costruita in 5 anni. Speriamo di far bene oggi, perché poi avremo un'altra partita molto importante. Ma per il cammino del campionato, questa oggi è come se fosse una finale. Musa!
1-0. Se sfrutta bene questa partita, può anche diventare il capocannoniere di giornata, Musa. Perché questa è una squadretta, l'Hellas. Ancora? E chi è che ha segnato qui? Il numero 15, chi è? Il numero 15 chi è? Perché sul tiro di Musa, mezza papera del portiere, penso sia Mandragora. Penso, non si sa. Rolando Mandragora, eh sì. Mata, Jaime Mata, nell'anno del ritiro, nell'anno dell'ultima stagione, prima di passare a FIFA 19, Jaime Mata ci regala forse l'ultimo gol della sua carriera, perché, raga, ve l'ho detto, si deve ritirare. Mamma mia, bel gol oltretutto, bel gol, si è smarcato bene, lo comprerò anche in FIFA 19. Martinez, che poi ho scoperto si chiama Luis Martinez, appena è entrato il 5 stelle skill. Mamma mia, entra e segna così subito, veloce, dai che c'ha poco tempo da perdere lui. Pure Sancho Panza che sbaglia, e forse il gol è di Mata. Il gol è di Mata, quindi doppietta. Attenzione, che zitto zitto Mata. Potrebbe prendersi il titolo di capocannoniere di giornata. Vabbè, partita semplice, partita semplicissima. Vinta 5-0 in maniera molto easy. Adesso però ci aspetta il momento più difficile della partita. Soprattutto il Napoli cosa ha fatto? Non ha giocato il Napoli, ma non gioca mai il Napoli. Ok, ovviamente per una cosa anche molto scontata. Faremo giocare tutti i titolari oggi perché è l'ultima spiaggia. Visto che all'andata abbiamo fatto 0-0, adesso abbiamo la possibilità di sfangarla in casa loro all'Old Trafford. Speriamo. Perché sì. Perché voglio passare il turno. Terza seduta di oggi, completata dal caffettino fatto dal Magico Robby. Speriamo di far bene. Questo è rigore. Rigore netto. Rigore netto. Rosso oltretutto, mamma mia, Jeremy Boateng espulso così dal nulla. Raga, speriamo. Gol, finalmente. Pogba all'Old Trafford, gol dell'ex. Da battina tattica e via verso la vittoria. Federichino Chiesa, e indovinate chi c'è? Oh, raga, a bloccare il risultato sull'1-0. Sempre De Gea. Federichino, Chiesa, ancora, 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 ancora De Gea. Pogba, 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 raga, vi dico solo questo, il nome, Pogba, super Eurogol, dribbling secco, tiro potente, traversa, riga, gol, e tutte zette, mamma mia. Ah, guardate qui, elastichino, poi... E qui, tutti zitti all'Old Trafford. Cranio. Vi dico solo questo. Ho detto 100 volte De Gea, adesso ho detto cranio perché ha fatto la parata della vita lì. Perché poteva segnare e si riapriva la partita. E chi è quello di testa? Quello è Chambers, un eroe di guerra. Sancho, parata ancora di De Gea. E vabbè, ormai la partita comunque l'abbiamo vinta. Siamo su 2-0 all'84esimo. Non penso vivamente che qualcuno del Manchester abbia il coraggio di provare a fare un gol. Abbiamo passato il turno. Andiamo in semifinale di Champions Cup, di Champions League, come volete definirla voi. Dal prossimo anno potremo dire finalmente Champions League. 2-0, doppietta di Pogba, 10 tiri in porta, uno solo subito. È una splendida parata di cranio, l'unico tiro. L'Arsenal ha vinto contro il City. Chi è che passa? Passa l'Arsenal, passiamo noi, passiamo il Real Madrid che ha vinto il classico contro il Barça e passa il Borussia Dortmund che ha vinto il derby contro il Manchester United. Quindi una tedesca, un'italiana, un inglese, una spagnola. Sembra una barzelletta. La prossima partita sarà veramente importante perché è una partita fondamentale, visto che dobbiamo sfidare la Juventus. Se guardiamo qui abbiamo due partite importanti, la prossima volta Juventus e Napoli per il proseguo del campionato e poi la Spal. Ovviamente la Spal andrò a giocarla perché poi dopo 2 giorni avremo il Real Madrid in semifinale.
cosa proprio easy, visto che allora, ok, la prima ce l'abbiamo in casa, la seconda ce l'abbiamo a Santiago Bernabéu, è un po' più in discesa con vista sotto questo punto di vista. Quindi vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, Facebook, Instagram, in descrizione. Ci vediamo direttamente domani con la MotoGP. E adesso vi annuncio, perché non mi sono dimenticato, chi vince la classifica del capocannoniere di giornata ed è Mata. Sembra strano, come vedete dalla classifica, Mata, Pogba a 2 gol, poi c'è Mandragora, Martinez e Musa ad 1 gol. Perché ho detto Mata? Perché è ordine alfabetico e quindi se lo merita. Ha 74 anni, ma se lo merita. Raga, mercoledì sarà una bella, bella, bella partita tosta. Un bel episodio perché saranno due belle partite importanti. Comunque, complimenti a Mata, perché mi sono dimenticato di fargli i complimenti, e ci vediamo domani. Bella.